Quanto è tutelato il diritto alla disconnessione in Europa? Con la pandemia e la diffusione dello smart working, sempre più datori di lavoro contattano i dipendenti fuori dall'orario di ufficio. Email in vacanza, WhatsApp dopo cena, telefonate di lavoro la domenica. Secondo un'indagine di Eurofound, il 27% dei lavoratori in smart working dichiara di lavorare nel proprio tempo libero tutti i giorni o più volte alla settimana, contro il 5% di chi lavora in ufficio. Chi lavora a casa ha più del doppio delle probabilità di lavorare oltre le 48 ore settimanali previste. Ecco perché a gennaio il Parlamento europeo ha chiesto formalmente alla Commissione di garantire il diritto alla disconnessione nei 27 Stati membri. Finora solo Francia, Italia, Spagna, Belgio e Irlanda hanno previsto leggi specifiche per tutelare i dipendenti che ignorano chiamate, email e altre forme di comunicazione legate al lavoro al di fuori dell'orario concordato.